Bentrovate in questo nuovo video. In questo video voglio farvi vedere i miei acquisti recenti. Ho fatto acquisti particolarmente da Zara e quindi volevo farvi vedere. Anche se prima vi faccio vedere l'unico capo che non è di Zara, ma viene da OVS ed è questo cappello qui. Questo è uno dei tanti capelli che vanno di moda adesso. Non ve lo faccio vedere indossato perché ho lo chignon. E comunque è in lana cotta e ha questa cinturina fatta così. Ed è molto molto carino. È caldo, poi è morbido, si può anche insomma piegare e non si rovina. E questo l'ho pagato 19 euro. E c'era anche in altri colori, c'era in nero e in beige, ma grigio io lo uso di più perché il nero... Io sono molto chiara e quindi mi sbatteva un po' e beige, insomma, per l'inverno non mi piaceva. Quindi questo cappello qui. Passiamo a Zara. Da Zara ho comprato due capi che cercavo da tempo, che sono, ve li faccio vedere subito. Allora, questo qui, che è un pantaloncino, fatto così, è nero a pois e ha la cinturina in vita fatta così ed è da portare a vita alta, però questi non sono troppo aderenti, quindi rimangono belli comodi e soprattutto una lunghezza decente per andare in giro. E sono questi, e questi credo di averli pagati 25 euro. E di questa fantasia c'era anche il vestitino che era stupendo, solo che ho pensato che questi li avrei usati di più. E poi ho preso una gonna famosissima che è questa gonna qua, fatta così, quindi questa parte qua stretta da mettere a vita alta e poi si apre un po' a ruota. E anche questo credo sia in lana cotta o comunque un tessuto molto pesante. E questa qua è un bordeaux. Ed è la stessa gonna che aveva Pepper Chocolate 84 Onorina nel suo video lookbook d'autunno. Insomma, lei l'aveva grigia, io l'ho presa a bordeaux perché è il mio colore preferito. Sempre da Zara ho comprato due cappottini. Ora ve ne faccio vedere uno perché l'altro ce l'ha mia mamma e dato che noi siamo in tre donne in casa, ne manca sempre uno. Quindi niente, vi faccio vedere questo qui che ho qui con me e poi dell'altro vi metterò una foto. Comunque, il cappottino è questo qui. È un cappottino grigio molto semplice, fatto così, quindi si allarga un po', ha due grandi tascone, è abbastanza pesante, lo faccio vedere meglio così. Eccolo qua, e dietro è molto semplice così. Di questo il prezzo non lo ricordo in questo momento, ve lo scrivo qui sotto nell'info box. Sempre da Zara, questo l'ho comprato proprio ieri, ho comprato questo cappellino. Ve lo faccio vedere dritto magari. Eccolo qua. Questo cappellino stupendo con le orecchie. Rosso, ovviamente non potevo non prenderlo, poi con le orecchie è super super carino. E mi piace davvero tantissimo. E è davvero stupendo, poi è super morbido, tiene un sacco di caldo e dato che io sono un po' di salute cagionevole, cioè mi ammalo spesso, spesso il raffreddore d'inverno, ho detto investo in salute, compro due cappelli che sono sicura che uso e così mi tengo calde le orecchie e non mi ammalo e questo è davvero bellissimo e questo l'ho pagato 9 euro e c'è anche in nero e in grigio. Poi ho fatto un altro acquisto, che però non è di Zara, poi la foto dell'altro cappottino di Zara ve la metto a fine video e il prezzo lo scrivo qui sotto nell'info box. Sono andata da COS come stile a me piace un sacco, solo che hanno tutti tagli larghi e taglie grandi, quindi a me per esempio i pantaloni non vanno bene, i vestiti se sono proprio corti corti e strettini se no no, però ho trovato questo maglioncino qui, che ora vi faccio vedere, che è davvero molto carino. Allora, la manichina è a tre quarti. Questo è blu, anche se magari in videocamera può sembrare nero. Fatto così. E qui sopra è in maglina, potrebbe anche essere una lana leggera. E poi sotto è fatto così, quindi cambia il tessuto, un'altra sfumatura di blu. E questo è più leggerino ed è anche morbido. E dietro è molto carino perché ha i bottoncini.
Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, sicuramente farò degli altri acquisti perché devo comprare dei maglioncini o delle felpine perché davvero quando ho fatto il cambio dell'armadio ho scoperto che ne ho davvero davvero pochi e ho soprattutto maglioncini leggeri e la prossima settimana dovrebbe arrivare il vero freddo d'inverno e quindi non sono preparata e devo andare a comprarli, quindi sicuramente vedrete magari qualche altro acquisto. Intanto io spero che si siano visti bene i colori e si sia visto bene perché purtroppo ora faccio fatica a registrare la mattina perché ho le lezioni all'università e quando vengo a casa al pomeriggio è già buio e quindi insomma mi devo un po' arrangiare con le luci. Quindi magari fatemi sapere se si vede abbastanza bene. Io spero che il video vi sia piaciuto e anche i miei acquisti. Fatemi sapere se avete trovato qualcosina di bello da Zara. Io sono andata anche ieri, ho visto delle cose stupende, davvero bellissime, solo che sono cose che non avrei molto utilizzato e quindi ho deciso per il momento di non prenderle. Però in vista di Capodanno, non so, ho visto dei vestiti e dei top stupendi. E niente, io ora vi saluto, però prima vado a prendere mia così vi salutiamo insieme. Eccoci qua, mia intanto è molto cresciuta, vi mandiamo un salutino, un bacino e ci vediamo al prossimo video. Ciao!